Runisce fornitori e produttori del mondo dell'automazione industriale si conferma come importante punto di riferimento del panorama italiano del settore. SPS Drives Italia, la fiera annuale organizzata da MES Frankfurt Italia, SPS Italia, in programma in questi giorni a Parma. Un'importante vetrina per il settore che segna punti importantissimi di crescita. Allora, anche quest'anno proiettiamo numeri positivi, il dato finale dovrebbe essere intorno al 4,7% anno su anno, il volume del fatturato del settore anni automazione raggiunge ormai, anzi supera i 4,3 miliardi di euro, siamo a un 10% sopra il livello pre-crisi, quindi antecedente 2009, direi che sono andati bene tutti sotto insieme, particolarmente bene gli azionamenti elettrici e i motori brushless. Qualche spiraglio lo si vede già con l'implementazione di Industria 4.0, perché alcuni settori come il telecontrollo, il networking e le apparecchiature wireless sono andati estremamente bene, a dimostrazione che questo processo di digitalizzazione e di trasformazione dell'industria è in corso ed è in pieno svolgimento. MES Frankfurt organizza la più grossa fiera di automazione industriale nel mondo, che è a Norimberga, ma sicuramente il secondo mercato per l'industria in Europa è l'Italia, e lo stiamo vedendo adesso, no? Con questo grande movimento, diciamo, di ottimismo. Il piano Calenda ha smosso molto, finalmente si ritorna a parlare di fabbrica, di manifattura, di industria, sembra un po' di ricordare gli anni del boom, e quindi è chiaro che noi da 7 anni organizziamo questa manifestazione, e devo dire quest'anno un grosso successo, perché abbiamo avuto un più 20% in termini globali di area rispetto allo scorso anno. Beh, è in atto una trasformazione. Fino a qualche anno questa fiera era molto dedicata a chi costruiva le macchine, adesso senza la parte di intelligenza che sta on top alle macchine, ovviamente l'industria 4.0 non si può realizzare. Ecco quindi che molti player, tra cui noi, che crediamo molto nell'industria 4.0, abbiamo deciso di essere presenti per portare il nostro valore alle aziende in termini di efficienza e definizione di nuovi modelli di business per aggredire un mercato globale.